Lei ha parlato di matematica, di una più crescente simpatia nei confronti della matematica e anche di una minore antipatia. Quindi secondo lei cosa è possibile fare di utile sia all'interno che all'esterno delle scuole e delle università per migliorarne l'apprendimento e anche l'insegnamento? Sì, crescente simpatia nel senso che rispetto a quello che era 10 anni fa, 20 anni fa, che era proprio costituiva la parola stessa matematica, una parola che subito poneva una frattura tra chi era matematico e chi no, adesso attraverso alcune opere di divulgazione, giornali, libri, film, effettivamente c'è una maggiore simpatia. Occorre, secondo me, da una parte continuare in quest'opera di divulgazione, quindi parlare della matematica anche in modo divertente, ludico, i giochi della matematica, i festival della matematica, qualche film o spettacolo teatrale che ha al suo centro qualche matematico, questo da una parte, e dall'altra riprendere. Sfruttare, per così dire, questa maggiore attenzione che anche i giovani hanno nei confronti della matematica per portarli a studiare matematica. Si spera in un modo un po' diverso da quello che 20 anni fa, 30 anni fa aveva allontanato la maggior parte di loro dai corsi di laurea scientifici.